Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Benvenuti, questa sera abbiamo un convegno rivolto al food e all'alimentare. Questa sera parleremo anche poi degli attacchi, essenzialmente dell'Europa, tendenzialmente al nostro amato Made in Italy, parlando di etichette sul vino, di Nutri-Score, di questa farina degli insetti che pare voglia invadere le nostre tavole. Benissimo, con noi abbiamo il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Brandini, che è anche un grande imprenditore nel mondo dell'agricoltura, della filiera del latte, della zootecnia e che è anche nel mondo vitivinicolo. Buonasera, presidente Ettore Brandini, è un piacere averla qua con noi. Buonasera a voi. Bene, bene, presidente. Allora, arriviamo subito alle nostre domande, perché sono tanti gli argomenti che in questo momento stiamo toccando in Europa. Si vede che c'è un grandissimo fermento nel bene o nel male. Presidente Ettore Brandini, attacchi, diciamo così, della UE al Made in Italy. L'Europa sembra sia partita all'attacco di tutte le nostre eccellenze italiane. Facendo una panoramica, prima di arrivare al singolo punto, che cosa ci può dire di questa nostra sensazione da fuori? Beh, sicuramente l'Europa oggi sta ponendo al centro una serie di riflessioni rispetto a tematiche che sembrano lontane fra di loro, ma poi impattano sui nostri sistemi produttivi. Diciamo che soprattutto alcuni paesi del nord Europa, dove non c'è una cultura enogastronomica, cercano di modificare quelli che sono i nostri stili di vita, la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni, ovviamente con una logica prettamente speculativa e di grandi interessi economici. È chiaro che in questa ottica noi dobbiamo cercare di allargare una rete di rapporti istituzionali fuori dai confini nazionali con paesi che hanno delle similitudini paragonabili alle nostre. Quindi penso in modo particolare alla Francia, alla Spagna, al Portogallo, ma tanti altri paesi che ovviamente possono fare o creare, diciamo così, un argine rispetto a questo tentativo. Sarà difficile, sarà molto impegnativo. Anche noi dovremo cambiare il modo con cui stiamo in Europa, non limitarci alla critica fine a se stessa, ma essendo a confronto continuo e costante all'interno con le istituzioni, anche quando tante volte lo scontro diventa duro, diventa aspro, ma sotto questo punto di vista dovremo creare quelle condizioni per le quali si utilizzino sempre di più i dati di carattere scientifico e si abbandonino anche quelle che sono un po', quel, diciamo così, modo sul quale ci siamo magari tante volte confrontati, che è legato più a una dialettica, ripeto, che non al dato scientifico. Chiaro, 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 Presidente. Presidente Ettore Brandini, proseguendo allora a questo punto, entrando nello specifico proprio di questo movimento culturale, diciamo, e normativo, io glielo chiedo anche da fruitore del mondo del vino, perché insomma io sono veneto e come si sa, insomma, ogni tanto anche noi amiamo passare il tempo tra uno spritz e un bicchiere di vino. Io sono un grande amante del vino e qua ci portano anche su queste. Non ci sono tante evidenze scientifiche, glielo dico perché un po' ho letto quella. Pare vogliono mettere sull'etichetta del vino il fatto che sia cancerogeno. Ma è vero perché molti, ho visto l'altro giorno su alcuni giornali, alcuni dottori che si battevano proprio al contrario, dicendo che non ci sono evidenze scientifiche che portino a pensare che l'uso moderato del vino sia cancerogeno. Cosa ci può dire? Da quello che noi sappiamo, dalle informazioni che abbiamo, avendo parlato con molti medici, nutrizionisti, i più grandi ricercatori, non solo a livello nazionale ma anche a livello mondiale, tutti ci dicono che un consumo moderato di vino, soprattutto di alcune tipologie di vino, fa bene alla salute, non fa male alla salute. È chiaro che qualsiasi abuso nuoce, ma non solo nel consumo vitivinicolo. In qualsiasi cosa noi andiamo ad assumere, anche chi è vegetariano, se mangia solo insalata, poi avrà alla fine delle problematiche in termini di qualità della vita, perché l'organismo non si può nutrire di un unico alimento. Ovviamente sto estremizzando il Certo, ragionamento, ma è però molto chiaro di l'analogia. questo si tratta. Quindi, quando si vuole arrivare ad apporre un'etichetta dove si paragona il consumo del vino al consumo del, diciamo così, o all'utilizzo delle sigarette e quindi al fumo,
Noi questa situazione la rigettiamo con tutta la forza, ma non solo, come dicevo prima, dovremo intraprendere una serie di alleanze strategiche nel contesto europeo per bloccare qualsiasi forma di normativa che abbia questi contenuti. Anche la Francia, infatti. Paradossalmente, ci tengo solo a sottolineare un altro aspetto, che per la prima volta il Parlamento europeo, sotto questo punto di vista, si è espresso, dicendo che questa cosa non andava fatta. Nonostante questo, la Commissione dà un'autorizzazione a un singolo paese di poter intervenire appunto con queste forme di etichettatura, cosa che noi ovviamente non solo rigettiamo, ma chiediamo che ci sia un'immediata rivisitazione di ciò che è stato autorizzato. Molto chiaro, Presidente, molto chiaro. Senta, sempre dall'Europa arrivano altre normative molto particolari, Presidente Ettore Prandini. Questo Nutri-Score è un po' una folle realtà che alla fine dei conti ci farà avere, in ipotesi astratta, alcune bevande gassate, light, senza zuccheri, come sane, mentre il nostro olio di tutta la nostra Italia, di oliva, prima spremitura, non sano perché è pieno di grassi. Cosa ci può dire? Come sta procedendo il Nutri-Score? È un po' lo stesso principio del vino, cioè nel senso che è una forma di etichettatura assolutamente fuorviante, voluta dalle multinazionali che, diciamo così, producono cibi iperprocessati. Il paradosso è che noi abbiamo le patatine fritte che hanno il semaforo verde perché l'analisi viene fatta prima che vengano fritte, scusate il gioco di parole, abbiamo la Molto Red Bull chiaro. col semaforo Ecco verde, la perché. Diet Coke col semaforo verde e poi abbiamo l'olio extravergine d'oliva col semaforo che oscilla fra il rosso e l'arancio, perché dipende anche qua da quali normative noi andiamo ad applicare o in che paese viene prodotto, e per arrivare alle nostre grandi eccellenze, dal grana padano al parmigiano reggiano, che verrebbero individuate con un'etichettatura assolutamente negativa. Questo perché succede? Perché non si entra nel merito di una giusta quantità che andrebbe consumata ad ogni pasto. È chiaro che se Infatti. io porto come principio di analisi il consumo di 1 chilo di parmigiano reggiano grana padano, Per è forza. chiaro che questo ti porta a un abuso di quel prodotto e quindi dovrebbe avere il semaforo rosso. Ma nessuno consuma 1 chilo di grana padano o parmigiano reggiano durante un pasto, così come nessuno consuma 1 litro di olio extravergine d'oliva, ma al massimo ne utilizzi un cucchiaio e due, e guarda caso, gli studi, anche in questo caso di carattere scientifico e medico, soprattutto svolti negli Stati Uniti, addirittura paragonano l'utilizzo dell'olio extravergine d'oliva ad essere qualificato come uno dei migliori farmaci per quanto riguarda la prevenzione di tutte le malattie cardiovascolari. E qua emerge ovviamente tutto l'aspetto di contraddizione, ma soprattutto, come dicevo inizialmente, della grande spinta in termini di interessi economici che oggi le multinazionali riescono a muovere, cercando di Sì. modificare quelli che sono i nostri stili di vita, le nostre tradizioni, la nostra cultura, che è millenaria, piegandola o cercando di farla arrivare a una dieta sempre più standardizzata. Ecco, questo è quello che noi non vogliamo. Molto chiaro, molto chiaro. Presidente, proseguendo sulla nostra conferenza, io passerei su forse uno degli argomenti di più stretta attualità, visto che sembrerebbe che stia avanzando a grandi passi questa farina di insetti. Dove la vogliono mettere? Che evidenze scientifiche ci sono sulla salubrità oppure meno? Ma come mai poi potremmo dire questa necessità di far entrare nelle nostre cucine questo alimento che è essenzialmente estraneo alla nostra cultura. Ma anche qua succedono cose particolari. Guarda caso, l'Europa autorizza un finanziamento di 3 miliardi nei confronti di un solo paese nel contesto comunitario, che è l'Olanda, per la sperimentazione e la produzione di tutto ciò che riguarda le farine animali, in questo caso provenienti dagli insetti. Non solo.
La prima autorizzazione rilasciata per quanto riguarda la commercializzazione di farine derivanti da, diciamo così, l'allevamento di grilli, viene rilasciata a una grande azienda dell'agroalimentare vietnamita, per quanto riguarda il commercio per i prossimi 5 anni, consumo umano. Già oggi in Europa su alcune filiere è possibile utilizzare le farine provenienti da, diciamo così, insetti, in termini più generali per quanto riguarda l'alimentazione di alcune specie animali, soprattutto animali di compagnia, fra virgolette, perché parliamo di rettili, parliamo, di criceti, parliamo di, ovviamente animali di questo tipo. Noi su questo siamo molto scettici, perché riteniamo che, l'Europa venga riconosciuta a livello mondiale, per la qualità dei suoi prodotti. Poi ci sono dei paesi che si distinguono ulteriormente, come l'Italia, e introdurre sistemi di alimentazione di questo tipo quando hai più del 98% dei consumatori che ti dicono, in termini generali, che non li vogliono. Non capisco perché noi dobbiamo imporre un'alimentazione o comunque una commercializzazione, di queste tipologie di prodotto quando non abbiamo ancora la garanzia e la certezza rispetto a quello che va scritto in etichetta, sia sul paese d'origine, perché sappiamo benissimo che, ad esempio, in Vietnam i sistemi legati al controllo, alla certificazione dei prodotti agroalimentari non sono lontanamente paragonabili a quello che avviene oggi in Europa, in modo particolare in Italia, che è il paese che ha il maggior numero di controlli su tutte le filiere produttive. E quindi già qua dovrebbe esistere un sistema almeno equiparativo, o un principio per il quale quello che tu imponi in termini di produzione nel contesto europeo dovrebbe equivalere a quello che tu importi da paesi extra-UE nel garantire sempre la salute dei nostri cittadini. Ma vado oltre. Oltre a questo, c'è un meccanismo per il quale diciamo anche, scrivendolo in etichetta, con cosa sono fatte queste farine. Perché fino a che noi non avremo queste certezze, rischiamo che poi queste vengano mescolate con tutto ciò che c'è di tradizionale all'insaputa del consumatore, del cittadino, e diventa un ulteriore elemento anche di speculazione sui prezzi che noi vorremmo evitare, proprio per quello che è la nostra storia, la nostra cultura, come dicevamo precedentemente, ma soprattutto nel dare garanzie ai cittadini e ai consumatori rispetto a quello che stanno acquistando. Il paradosso è che mentre noi chiediamo una forma di etichettatura sull'origine e la provenienza e sapere cosa c'è all'interno di un prodotto agroalimentare, ad oggi non siamo ancora riusciti ad ottenerla a livello europeo, nonostante una battaglia che dura da 10 anni per tutti gli Stati membri, e paradossalmente noi parliamo di Nutri-Score, parliamo dell'introduzione di altre tipologie di prodotti agroalimentari, senza mettere al centro la conoscenza e l'informazione. Molto chiaro, proprio evidente, siamo al paradosso. Presidente Trapani, le farei altre due domande prima di salutarci. Vorrei chiederle i cibi sintetici, diciamo così, quindi questa carne sintetica. Io ho letto che bisogna addirittura anche aggiungergli degli aromi per farla assomigliare alla reale carne, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa è fatta? Che cos'è? Come viene? Come la ricaviamo? Che evidenze scientifiche ci sono della sua salubrità essenzialmente? Cosa ne pensa? Io penso che anche in questo caso parliamo di un interesse di carattere economico, nelle mani di pochissime persone. Oggi parliamo di circa 20 persone a livello mondiale. Sotto questo punto di vista, nel realizzare un prodotto alternativo a tutto ciò che c'è di naturale, guarda caso, queste 20 persone sono fra le 20 persone più ricche al mondo. Detengono già il sistema della comunicazione legato ai social, Molto detengono buona chiaro. parte delle aziende della Big Pharma e quindi della farmaceutica. Arrivare non solo alla produzione di carne fatto in laboratorio, ma anche di latte, di pesce, di uova, di pollo, cioè, e sempre di più cercheranno di allargarsi anche nelle altre filiere agroalimentari. Quelle di cui parlavo prima, oggi è già certezza che ci siano prodotti che possono essere realizzati con questa tipologia appunto di produzione, scusate il gioco di parole.
E come avviene? Avviene, diciamo così, nel prendere delle cellule da animali vivi, riprodurle in un bioreattore facendole esplodere sostanzialmente, creare un concetto per il quale tutto questo poi venga trasformato in un prodotto agroalimentare, con l'aggiunta ovviamente di aromi di carattere spesso e volentieri chimico per dargli un sapore che almeno si possa Cominci. avvicinare al cibo tradizionale. A questo aggiungo che però noi parliamo di sostenibilità, parliamo di benessere animale, parliamo di tutto ciò che riguarda anche i costi energetici. Mi permetto di fare una breve parentesi rispetto a una quantità di acqua che è esponenziale rispetto a qualsiasi forma di allevamento, ovviamente per quantità di prodotto che viene realizzato. Abbiamo un consumo energetico altrettanto rilevante. Le emissioni che vengono immesse in atmosfera durano per millenni e sono molto più impattanti rispetto a tutto il cibo per come viene prodotto oggi. Qual è però il tentativo? Che grazie alla comunicazione che questi soggetti hanno a disposizione, la demonizzazione rispetto al cibo tradizionale crea uno spazio di carattere commerciale. Se non ci fosse questa demonizzazione, questi sarebbero prodotti che i cittadini, i consumatori di buon senso non acquisterebbero mai. Qualcuno dice: ma bisogna dar da mangiare alle persone. Sì, vero, anche perché in termini demografici la popolazione a livello mondiale aumenta, ma la sfida è quella di evitare che ci sia spreco sul cibo. Oggi noi, buona parte del cibo che viene prodotto, circa un terzo, non arriva mai al consumatore finale, perché ci sono delle dispersioni all'interno delle filiere, perché in tanti paesi purtroppo non ci sono, non c'è la possibilità di conservazione del cibo, lì dovremmo aiutarli, non portargli cibo fatto in laboratorio, cibo chimico, e altrettanto recuperando anche la possibilità con nuove forme anche legate alle fasi di irrigazione. In paesi che oggi hanno anche delle forme di carattere desertico, per rendere quei territori coltivabili. Se noi riuscissimo a fare questo, il tema della quantità di cibo disponibile per 10 miliardi di persone nei prossimi anni, oggi siamo arrivati ad 8 e quindi abbiamo una prospettiva sulla quale possiamo accompagnare le aziende attuali ad investire ulteriormente, ci metterebbe nella condizione di avere del cibo tradizionale Per e non tutti. cibo fatto da pochissime persone in un laboratorio e soprattutto senza avere nessun tipo di garanzia sul fatto che se noi andremo a consumare in modo continuativo questa tipologia di prodotto, quelle che saranno le reazioni sul nostro fisico e su chi andrà a consumare proprio questi generi di prodotti che io non definisco agroalimentari, ma di carattere farmaceutico. Permettimi un'ultima battuta, non a caso li definisco di carattere farmaceutico perché la sfida che noi poniamo in campo è quella di dire: bene, prima di qualsiasi forma di commercializzazione, noi dobbiamo avere l'evidenza di studi di carattere scientifico che vengono fatti da organismi terzi e dove le stesse persone che investono in queste filiere non ne siano parte, perché anche qua c'è Purtroppo. una distonia sul fatto che buona parte delle persone alle quali faccio riferimento siano anche, penso Bill Gates, uno per tutti, siano anche fra i maggiori sostenitori dell'Organismo Mondiale della Sanità, che è proprio quello che dovrebbe entrare nel merito nell'autorizzare o dire cosa fa bene e cosa fa male per quanto riguarda la salute dei cittadini a livello globale. È interessantissimo e purtroppo è difficile non condividere. Viviamo tempi molto difficili, ahimè, molto, molto chiaro. Presidente Tropanini, farei l'ultima proprio curiosità, proprio per tornare sempre vicino poi alle persone alla fine dei conti. L'inflazione e i rincari sul cibo. Abbiamo un aumento dei prezzi che è incredibile, abbiamo visto anche con la guerra in Ucraina, ovviamente dicendo che era il granaio d'Europa. Giorno dopo aumento dei prezzi per quanto riguarda le farine normali. Che succede? Si può fare qualcosa? Avete qualche idea? Ritenete che ci saranno ulteriori aumenti? Cosa ne pensa di questa situazione difficile per le persone comuni? Ma io penso che noi dovremmo puntare a livello europeo
a produrre di più. È assolutamente alla nostra portata. Paradossalmente, per molti anni, si è preferito dare un sostegno economico alle imprese agricole, in alcuni casi che non coltivavano il suolo Set agricolo, aside. lasciandolo incolto, il cosiddetto set aside, e importare prodotti provenienti da altri continenti. Io ritengo che questo sia assolutamente un elemento distorsivo del mercato, poco lungimirante, ma eravamo nel periodo della moda della globalizzazione spinta, quindi l'unico elemento è comprare dove costa meno. Si parla tante volte di sostenibilità, si parla tante volte di ambiente. Se noi guardiamo dove abbiamo potenziato i sistemi produttivi, sono proprio in quei paesi che non guardano né alla sostenibilità né tantomeno hanno un'attenzione nei confronti dell'ambiente. Se guardiamo ai paesi, diciamo così, asiatici. Pensiamo alla Cina e all'India, non partecipano nemmeno quando ci sono gli incontri a livello mondiale in termini di carattere governativo, per avere delle linee di condivisione comuni rispetto a quelli che saranno gli obiettivi per i prossimi decenni. Quindi loro dicono: a noi non ci appartiene, decidiamo da soli che cosa fare. Cina e India da soli sul tema delle emissioni hanno una responsabilità che è superiore al 30% rispetto a quello che avviene nel resto di tutto il mondo. Se noi guardiamo al Brasile o in alcuni casi anche all'Argentina, più il Brasile, abbiamo assistito alla deforestazione pur di far spazio a una maggior produzione interna con anche in questo caso delle ricadute particolarmente negative, sia per quanto riguarda alcune filiere zootecniche, sia per quanto riguarda la produzione di olio di palma, che anche in questo caso se ne parla sempre troppo poco. Detto tutto questo, noi che cosa dovremmo fare? L'Europa oggi è il continente più sostenibile a livello mondiale, in buona parte delle filiere anche di carattere industriale, ma nelle filiere agroalimentari è in assoluto, come dicevo, il continente più sostenibile. L'Italia a livello mondiale è il paese più sostenibile a sua volta rispetto a tutti gli altri, quindi siamo un modello. Il nostro modello ci può portare anche a recuperare tante aree che negli anni si sono abbandonate, perché non c'è stata una giusta e equilibrata distribuzione del valore all'interno della filiera agroalimentare. Io penso che questa sia la sfida. E poi guardo oltre e dico che proprio a causa dello scontro bellico e del Covid prima, noi dovremmo cercare di fare delle campagne di comunicazione rispetto alla lotta dello spreco legato al cibo stesso. Meno sprechiamo e più risparmiamo. Quindi prima si parlava di inflazione, di aumento dei costi. Ancora oggi purtroppo noi abbiamo delle percentuali che superano nel nostro paese il 15% per quanto riguarda lo spreco del cibo. A livello mondiale arriviamo anche a delle punte del 30% in alcuni paesi. Quindi ci sono delle possibilità per poter intervenire. Ricordiamoci anche, però, e questo ci tengo a sottolinearlo, che noi ci concentriamo sempre sugli aumenti legati alle filiere agroalimentari, che però sono minimi rispetto a quello che è avvenuto in tanti altri settori produttivi. Ad esempio, per quanto riguarda il comparto automobilistico, l'aumento dei costi e dell'acquisto di una singola autovettura, lo stesso identico modello 4-5 anni fa ad oggi, è aumentato in modo sproporzionato. Di questo non ne parla nessuno. Come ad esempio per quanto riguarda ciò che necessita alle famiglie, per quanto riguarda i costi energetici, il costo del gas ha avuto un impatto decisamente maggiore rispetto ai prodotti agroalimentari. I prodotti di tutto ciò che riguarda l'energia, l'elettronica, a loro volta sono aumentati in modo altrettanto significativo, ma anche in questo caso se ne parla sempre troppo poco. Chiaro. Tutto è concentrato sul carrello della spesa. Permettimi anche qua un'ultima battuta, andiamo a vedere cosa c'è all'interno del carrello della spesa e ci accorgiamo che il 70% di ciò che i cittadini spendono non è per il cibo, ma è fatto per tutto ciò che riguarda i prodotti di carattere domestico, legato all'igiene, legato alla pulizia, legato ai detersivi e via dicendo.
quindi, se noi andiamo a focalizzarci su ciò che riguarda l'alimentazione, solo l'alimentazione, alla fine è quella che impatta meno, nonostante qualche aumento ci sia stato, rispetto alla spesa di carattere mensile di un nucleo familiare. Molto, molto, molto interessante. Presidente Ettore Prandini, grazie ancora per l'interessantissimo contributo e spero ci saranno ancora nuove occasioni. A prestissimo. Grazie e buona giornata a Un saluto a tutti. tutti gli amici a casa, a presto.